Buongiorno, valutazione, prospettive a confronto per una valutazione funzionale al rilancio della scuola pubblica e democratica è il titolo di un convegno promosso da FLC CGIL e da Proteo Fare Sapere per il prossimo 20 ottobre, dalle ore 15 alle ore 18. Ovviamente il convegno si svolgerà online, ci sono diversi momenti in questo pomeriggio, ne parliamo con due degli organizzatori, dei promotori della iniziativa, Massimiliano De Conca del Centro Nazionale FLC CGIL e Dario Missaglia, presidente nazionale di Proteo Fare Sapere. Allora, De Conca, intanto la prima domanda è questa: ma perché il sindacato si occupa, ha deciso di occuparsi di un tema che tutto sommato è squisitamente professionale, come quello della valutazione? È un tema sicuramente che attiene alla professionalità dei docenti, quello della valutazione. Possiamo dire che comunque la professionalità di tutto il personale scolastico si intreccia con il contratto, per cui gioco forza, bisogna interessarsi, bisogna anche fare proposte, analizzare tutto ciò che avviene in quegli aspetti che sembrano apparentemente fuori dagli aspetti sindacali, cioè per esempio gli ordinamenti, la professionalità docente, ATA, educatori, DSGA, dirigenti, però in realtà il nostro interesse su queste tematiche è ormai ultradecennale. Abbiamo rafforzato, diciamo, i momenti di discussione proprio a partire dall'inizio della pandemia. Avevamo iniziato in realtà un percorso nel 2019. Poi nella FLC ci sono dei forum della professionalità docente con i quali abbiamo affrontato i temi della valutazione anche per le ricadute che hanno sulla funzione docente. Con la pandemia, chiaramente la didattica digitale integrata, bisognava costruire un contratto, bisognava anche confrontarsi con le lavoratrici e i lavoratori che hanno affrontato il tema della didattica e quindi della valutazione. E era necessario per poter approcciare il contratto che poi abbiamo fatto l'anno scorso, avere un quadro complessivo che venisse direttamente dalle lavoratrici e dai lavoratori. Missaglia, che cosa vi aspettate voi come Proteo Fare Sapere da questo convegno e quindi di che cosa parlerete, di cosa ascolteremo? Intanto raccolgo un punto importante che accennava Massimiliano, cioè non c'è dubbio il tema, come tu dicevi Reginaldo, della valutazione è un tema squisitamente professionale, ma la consapevolezza oggi che i cambiamenti dell'organizzazione del lavoro della scuola transitino attraverso anche una nuova cultura sindacale capace di interpretare e tradurre contrattualmente le istanze e le esigenze della dimensione professionale del mondo del lavoro scolastico, ormai questa è una consapevolezza diffusa. Dunque, ben venga questa relazione importante tra l'indagine, il lavoro, la riflessione di tipo professionale e la cultura sindacale, perché è solo da una forte relazione tra le due dimensioni che noi possiamo pensare e sperare di ottenere sensibili miglioramenti. L'iniziativa a me è sembrata decisamente opportuna, questa proposta dalla FLC. Opportuna perché con il nuovo governo, il nuovo ministro, si tratta di fare un punto di valutazione comune, importante in questa fase di ripresa dell'anno scolastico, ripresa non poco semplice, come abbiamo visto dalle difficoltà incontrate, per l'avvio dell'anno scolastico. Tutti gli indicatori che noi abbiamo che riguardano la selezione, gli abbandoni, le differenze tra i territori e all'interno dei territori, i titoli di studio e la condizione degli adulti in Italia, insomma, tutto ciò che in questi ultimi giorni dall'Istat ad altri soggetti hanno documentato con numeri e informazioni del tutto puntuali, ci evidenziano questo aspetto.
La pandemia ha accentuato queste contraddizioni e ripropone a chi vuole misurarsi con i problemi una dimensione complessa che va affrontata. Senta De Conca, io ho visto che voi presenterete durante il convegno anche un documento che è un documento di analisi del tema della valutazione fatto a 360 gradi su tutti gli aspetti della valutazione. Si parla anche della valutazione delle scuole, della valutazione di sistema e quindi ovviamente dell'Invalsi. Ma voi come FLC CGIL che posizione avete in questo momento sull'Invalsi? Cosa pensate? Che l'Invalsi debba continuare ad esistere, che debba continuare a fare il lavoro che sta facendo o che si debba cambiare indirizzo, si debba cambiare rotta? Quindi il problema non è l'Invalsi, il problema è l'uso politico che si fa dei dati che l'Invalsi ci fornisce. L'Invalsi è un ottimo ente di ricerca, lavorano professionisti, lavorano persone che riescono a fornirci una serie di dati. Il problema vero è che non è mai stato utilizzato per quello per cui è nato, cioè fornire dati al decisore politico affinché possano essere messe in atto delle riforme laddove ci sono criticità, laddove ci sono delle difficoltà. In realtà i dati dell'Invalsi da una politica schiava di una cultura metricistica, potremmo dire capitalistica, però non vorrei andare troppo oltre, però schiava di questa cultura dei numeri, utilizza quei dati per fare graduatorie, utilizza quei dati per fare raffronti con le scuole. Quindi il problema non è l'Invalsi in sé, il problema è l'uso che se ne fa. Noi nel nostro documento, a parte che storicamente la FLC non ha mai contrastato l'Invalsi, ma ha contrastato un certo tipo di sistema nazionale di valutazione che vuole valutare gli individui e le scuole. E come diceva prima Dario, è importante questo momento perché nel suo atto di indirizzo, per la prima volta da tanti anni, il ministro Bianchi parla esplicitamente di valutazione dei docenti, di valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici. Noi invece sosteniamo che l'Invalsi non può essere un ente di valutazione non può essere quello strumento per valutare, fornisce dati perché alla fine quello che va valutato è l'operato proprio del Ministero e della politica, perché se noi continuiamo a avere dei dati negativi non è, come molto spesso si dice, dicono i media, colpa degli insegnanti che non sono preparati, eccetera. Il problema è un problema di politiche scolastiche. Noi nel nostro documento facciamo delle proposte, perché la FLC è anche un sindacato di proposte. A Dario Missaglia, che è stato anche per molti anni dirigente scolastico, è stato dirigente sindacale, conosce il funzionamento del nostro sistema da decenni. Ecco, io vorrei farti una domanda che sta un po' venendo d'attualità anche in relazione a libri che sono usciti ultimamente, il dibattito che c'è in rete, insomma, e che ovviamente ha a che fare con la valutazione. Cioè, molti stanno dicendo, ma insomma, il problema vero è che nella nostra scuola oramai la valutazione non esiste più, si promuovono tutti, siamo imbevuti di don milanismo e quindi questo ha provocato anche dei forti disastri. Addirittura qualcuno si spinge oltre, dice ma i mali arrivano addirittura dalla media unica del 1962. Tu che cosa ne pensi, Dario, di questo? Ma guarda, ti dico subito in una battuta che preferisco altre letture per iniziare. Ecco, trovo molto più stimolante leggere le ultime opere di Moreno, rileggere quelle che ha scritto da un po', perché mi sollecitano, mi spingono a pensare, e mentre queste mi sembrano ancora, come dire, riproduzioni anche un po' stantie di una cultura vecchia, conservatrice, reazionaria, che si comprende, cioè scatta anche e soprattutto nei momenti di crisi l'idea che tornare al passato, cioè alla scuola per pochi, che era funzionante perché era una scuola delle élite, quindi di persone che non avevano un grande bisogno di trovare supporti a scuola perché li avevano per conto loro, li avevano nella loro famiglia, li avevano nei supporti e nei sostegni che le amicizie loro consentivano.
e quindi la scuola era un po', come dire, il punto di passaggio obbligato per entrare poi e essere riconosciuti dalle stesse elite. È chiaro che la scuola di massa invece ha posto un problema enorme all'istituzione della Repubblica, e cioè come cambiare, modificare le attività didattiche, gli stili di apprendimento, gli stili di insegnamento in base a una popolazione che fino allora era rimasta esclusa. Tu ricordavi la scuola media unica, era rimasta esclusa dall'accesso a queste opportunità. Questo avrebbe richiesto un'opera straordinaria di formazione del personale, di ricerca pedagogica e didattica continua, di una valutazione davvero in itinere della capacità della scuola di rispondere a questa nuova sfida, che è la sfida della democrazia, detto in sintesi. E purtroppo su questo le risposte sono state deboli, parziali, contraddittorie, ma anche importanti. Non sottovalutiamo il fatto che oggi finalmente quello che auspicava la riforma del 62 con la scuola media unica è diventato un fatto ordinario, cioè arrivare oggi al termine della scuola media e dell'obbligo scolastico è ritenuto da qualsiasi cittadino italiano un obiettivo normale, cosa che allora non lo era affatto e non era affatto certo che si sarebbe realizzata. De Conca, allora torniamo sulla questione dell'INVALSI, ma voi come sindacato avete anche delle proposte concrete su cosa fare dell'INVALSI, ma soprattutto cosa fare dei materiali, dei risultati, degli esiti che l'INVALSI mette a disposizione delle scuole e del Ministero. La nostra proposta nel documento rimettiamo in discussione il sistema nazionale di valutazione è sul sistema nazionale di valutazione, non sull'INVALSI in sé, perché noi non dobbiamo dimenticarci che il sistema nazionale di valutazione dovrebbe avere tre gambe. Di queste tre gambe di fatto sta funzionando soltanto l'INVALSI, un po' sottotono l'INDIRE che dovrebbe avere un compito di formazione, di accompagnamento alla valutazione e soprattutto è latitante totalmente la parte sugli ispettori tecnici. La nostra proposta, sì, dopo un'analisi, si racchiude in cinque punti. Il primo è quello di passare da una narrazione prettamente numerica a una valutazione di tipo narrativo. Quello che abbiamo anche proposto con successo nella scuola primaria, lo dovremmo trasportare nella valutazione delle scuole, dove per esempio i nuclei di valutazione esterna hanno avuto un grande successo perché le scuole hanno bisogno di raccontarsi, non di essere appiattite e ridotte a numeri. Noi sosteniamo il secondo punto, monitoraggio non invasivo, cioè a campione, non su tutte le scuole, ma su un numero scientificamente rappresentativo di scuole e lasciare alle scuole la possibilità di poter misurarsi eventualmente o comunque di avere dei riscontri sui dati invalsi. Noi siamo, l'ho detto prima, contro ogni tipo di valutazione individuale. E siccome siamo contrari anche al fatto che si possa con queste prove standard dare delle certificazioni agli alunni o valutare gli alunni. Infine, proprio per questo l'INVALSI dovrebbe essere totalmente autonomo. Oggi è un ibrido, è un ente di ricerca che comunque è incardinato all'interno degli ordinamenti, cioè l'INVALSI è il valutatore che si sta mescolando con il valutatore. L'INVALSI deve valutare, il Ministero non può farne parte, quindi l'INVALSI deve avere totale e piena autonomia. E infine, chiaramente, se si vuole ragionare di valutazione, se si vuole ragionare di miglioramento, sono necessarie le risorse. Risorse per gli ispettori, risorse per le scuole se devono migliorarsi, risorse per la formazione. Mi permetta un'ultima battuta. Di tutto questo ne abbiamo discusso e stiamo discutendo anche in un libro che uscirà a breve, che abbiamo costruito attraverso una serie di dialoghi fatti con dei gruppi di lavoro. Ha partecipato anche Proteo, non nella persona di Missaglia, ma con altri valenti formatori di Proteo, dove vogliamo mettere insieme tutti questi aspetti perché la valutazione deve essere uno strumento per il miglioramento, non deve avere un carattere punitivo, ma deve essere un mezzo o uno strumento per poter individuare debolezze e superarle.
Bene, lo ricordiamo ancora, il convegno si svolgerà il giorno 20 ottobre a partire dalle ore 15, saranno presenti studiosi ed esperti di assoluto rilievo, ai lavori sarà presente Beppe Bagni, presidente del CIDI, Cristiano Corsini, docente presso l'Università di Roma 3, Pietro Lucisano, professore ordinario di pedagogia sperimentale alla Sapienza, Elisabetta Nigris, che è la coordinatrice, la responsabile del gruppo di lavoro ministeriale sui problemi della valutazione nella scuola primaria, Roberto Ricci, presidente dell'Invalsi, Paolo Sestito, capo del Dipartimento Bilancio e Controllo della Banca d'Italia, e i lavori si concluderanno con un faccia a faccia fra il ministro Patrizio Bianchi e il segretario generale della FLC CGL Francesco Sinopoli. Ecco, durante il convegno si approfondiranno i temi che noi in questi pochi minuti abbiamo cercato di accennare. Grazie a voi e buon lavoro per il vostro convegno.